scusami, ma dove mi mandate? Così, fidati, così? Tranquillo. Così? Un po' più avanti, stop. Cosa c'è dietro un'emozione? La passione per il nostro lavoro quotidiano. Esperienza che custodiamo con orgoglio. Per scrivere una storia che dura da oltre 50 anni. I nostri sono grandi vini. Emozioni autentiche, da godere ad ogni sorso, che hanno il sapore di passione, tradizione e famiglia. Biagi, il senso di un'emozione. Signore e signori, buonasera e benvenuti. Questo è Vision Air. Yeah! Alla musica, gli spaghetti, rock and roll. Buon martedì, ragazzi. Grazie anche a te. Ma noti qualcosa? Cioè, in alta uniforme. In alta uniforme. In alta uniforme, siete bellissimi. Un'idea di Massimo, ogni tanto gli vengono queste idee fantastiche. Però. Ah, è lui che si occupa della comunicazione, merchandising, ok. È molto molto impegnato nella vita, però trova il tempo. Ridi, perché ridi? Ma se vedete una cosa seria che subito... Ma per me la maglietta, non l'avete portata? Ci stiamo lavorando. Ci stanno lavorando. Vabbè, cambiamo subito discorso, perché tra poco sarà con noi l'attrice Elisa De Osanio, il fotografo Simone Cerio, ma prima... Non un ospite, non due ospiti, bensì tre ospiti. Si tratta di un trio di giovanissimi artisti. Signore e signori, i Perform S. Voilà. Benvenuti. Ciao a tutti. Centriamo, sì, centriamo. È spento, è acceso? Non lo so. Si sente. Ho detto bene performers, giusto? La pronuncia è performers. No, sto scherzando, va benissimo. Va bene. Che vuol dire? Perché vi chiamate così? Allora, noi in realtà veniamo dal mondo del musical. Siamo diplomati in un'accademia del musical, quindi la nostra aspirazione è diventare dei performer, quindi esibirci nel canto, nella danza e nella recitazione. Wow. E ci siamo un giorno incontrati e abbiamo notato che abbiamo tutti e tre delle lunghe chiome, quindi abbiamo utilizzato questo gioco di parole tra performer e perform hairs. Ho capito. Anche noi ci chiamavamo così. Esatto. Tanto tempo fa. Avrebbe funzionato anche per voi questo. Infatti stavo pensando, se tu tra qualche anno dovessi diventare calvo, ti fanno fuori. Il primo che si taglia i capelli viene eliminato dal gruppo. È giusto. Più che sta per cantare bisogna avere i capelli lunghi, questo è chiaro. E invece il vostro nome qual è? Individuale? Lanfranco. Claudia. Caterina. E venite tutte e tre da un posto diverso. Giusto. Sì, siamo ben assortiti. Cioè, lei che è di Lanciano, abruzzese, lui è di Pescara. E io in realtà sono pugliese, però vivo qui da un po' di anni. Ah, tu sei la quota estera. Stata adottata. Ho capito. E dicevate venite dal mondo del musical, questa sera canterete per noi. Che tipo di genere fate? Sì, allora noi facciamo un po' di tutto, ci piace sperimentare vari stili musicali, tra cui il pop soul, anche il rock, e ci piace sperimentare sia l'inglese che l'italiano, quindi un po' di... Infatti proporremo un mashup quest'oggi. Esatto, un mashup speciale, poi lo capirete di cosa si tratterà, ma la cosa più bella è che cerchiamo anche di unire al genere del pop, al mondo del pop, anche il musical, perché venendo da una base anche molto teatrale, cerchiamo di interpretarle le canzoni e quindi ed ecco perché ci chiamiamo performers, anche per diciamo far conoscere un po' cosa vuol dire studiare musical e cantare allo stesso tempo anche canzoni commerciali di tutti i giorni anche. Ecco, e quindi... questo è molto interessante, sì. Perché di solito il musical è una forma d'arte che qualcuno tende oggigiorno a reputare forse un po'
un po' superata, è così? Esatto, invece esatto. Voi siete giovanissimi, quanti anni avete? 23 allora. 27 C'è chi lo è davvero e chi lo maschera, io ne ho 31. Ah, non l'avrei detto, meno male che ci sei tu. Che però bevo tanta acqua, quindi... E il segreto è quello, ok. E quindi, comunque siete giovanissimi. Sì, anche perché... Perché il musical? Dico con orgoglio che noi abbiamo studiato musical a Pescara. Sì. E questo è proprio bandiera alta. Un'accademia di 3 anni. Scusatemi, siamo troppi. Abbiamo fatto questa accademia che dura 3 anni. Ci mm-hmm. siamo quindi diplomati presso questa accademia e abbiamo studiato quindi canto, danza e recitazione. E diciamo che la cosa che ci accomuna è che vogliamo sperimentare tante cose. Ci piace l'arte a 360 gradi e il musical è una disciplina che ne comprende 3. Quindi ci permette di essere artisti completi. Per esempio io vengo dalla danza, lei è una musicista, lui anche. Abbiamo studi diversi, però li abbiamo accomunati e abbiamo cercato di farne appunto una sola arte che in realtà ne comprende tante. E quindi diciamo che attraverso il musical cerchiamo di esprimere più cose, vi permette di esprimere, esatto, e di portare un po' di teatro anche a un repertorio che in realtà magari non nasce come un repertorio teatrale, come un repertorio più orecchiabile, più commerciale, però cerchiamo di unire varie cose. Ma quindi è già un po' che suonate, barra recitate, barra ballate insieme? Sì, insieme noi tre, no, siamo nati da poco in realtà, ma studiamo insieme da diversi anni, okay. Quindi più o meno. E c'è qualche artista contemporaneo di un tempo a cui vi rifate, da cui avete preso ispirazione? Allora, o che vi accomuna anche per quanto riguarda i gusti musicali di ciò che vi ascoltate? No, abbiamo gusti un po' diversi in realtà. Sì, infatti anche quando si tratta di comporre la scaletta cerchiamo di assecondare un po' i gusti di tutti e trovare un accordo. E ci riuscite? Sì, devo dire che non abbiamo mai trovato grandi difficoltà. Ci complementiamo. Per esempio, voi cosa ascoltate? Io Beyoncé. Io vario un po', dai Queen a Rihanna alla musica classica, cioè Einaudi, mi piacciono tante cose, però una cosa che ci accomuna, non ci piacciono tantissimo i cantanti contemporanei, cioè nel senso, per esempio, vabbè non voglio fare nomi, però tipo non è che ascoltiamo Alessandra Amoroso, per dire. No, Alessandra. No, nel senso, magari è brava, però diciamo non ascoltiamo tantissimo i cantanti italiani contemporanei, okay. Ci piace più andare su un genere magari americano. Sì. No, una cosa mi volevo unire sempre a lei. Sempre al micropolo, sì, per favore. Volevo unirmi a questa cosa perché anche se diciamo non andiamo matti per il genere di oggi, cerchiamo comunque di accontentare anche il pubblico con musica commerciale, però riarrangiando i pezzi, io suonando la chitarra acustica cerco di proprio arrangiare il brano e magari renderlo un po' più strumentale e far capire al pubblico che non esiste solo la parte diciamo artificiale commerciale, ma anche quella diciamo anche con una chitarra e 3 voci, che è una cosa semplicissima, si può rendere un brano. Non è che abbiamo altri strumenti, solo la chitarra che ci accomuna, però riusciamo a rendere comunque i pezzi molto pieni e naturali, e nella loro semplicità molto... Quindi voi reinterpretate a modo vostro, esatto, dei brani. A modo nostro, in maniera naturale, semplice ma efficace, penso. Una cosa che ci piacerebbe fare è proporre, non lo faremo oggi, ma vorremmo farlo, anche dei brani da musical che magari il pubblico non conosce, magari inserirli in una scaletta di tipo commerciale, però anche portare al pubblico dei brani di repertorio musical, ci farebbe piacere, è orgoglio. Qual è il tuo musical preferito? A me piace molto Rent. Ho capito. Allora, sono già super curioso, anche perché poi Alessandra Amoroso purtroppo ha cambiato canale, quindi andiamo avanti. E, che ci volete far sentire questa sera? Dirlo tu. Ok, abbiamo un mashup composto da una canzone inglese e un'italiana, Human e Soldi di Mahmood. E poi Newman, abbiamo The Killers. No. No. Di non lo so pronunciare. Nome difficilissimo, okay. Però Human. Ok, va bene. Perché lui parla l'inglese e io no. Lo scoprirete tra poco. Sì, esatto. E poi abbiamo Take Me to Church. Detto bene. Ozier. Bello, ok, sono un po' confuso, però si vede che già conoscete la comunicazione e sapete come tenere il pubblico sulle spine. Allora ragazzi, che dirvi? Vision Air è a vostra disposizione. Grazie. Divertitevi e fateci divertire. Maybe you're
see through this and see what's behind. Don't know it to prove it, maybe I'm blind. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Look in the mirror and what do you see? Do you see clearer or are you deceived in what you believe? I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Tranquilla, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo. Mi sembrava amore, ma era altro. Beve champagne sotto la madame. Fuma l'arghile e mi chiede come. Che grandi, prego, questo lo do a te. Sì. Ragazzi, è stato bellissimo. Grazie anche per noi, davvero, è stato un piacere. Che voce. Grazie. Poi, no, davvero, il mix poi italiano e l'inglese insieme è stato davvero emozionante. Avete in progetto Grazie. Un album o magari uno spettacolo teatrale prossimamente? Ah, hai toccato un bel tasto. Non diciamo niente, forse ci rivediamo dopo l'estate a teatro con una cosa nostra. E vorremmo anche poi proporci per delle serate, eventi, insomma. Come abbiamo detto prima, il gruppo è abbastanza fresco. Noi ci conosciamo da tempo, ma il gruppo è messo in piedi da un poco tempo, quindi è Beh, tutto in divenire. Teneteci aggiornati. Assolutamente sì. Grazie per essere Grazie stati a con voi. Noi, ragazzi. I Performers, detto giusto? Giustissimo, ciao, grazie. Noi ci vediamo tra pochissimo con Elisa Deusanio e Simone Cerio. Pubblicità. Di nuovo in onda con Visionaire, andiamo avanti con la nostra puntata. È con noi un'attrice eccezionale, una donna di Teramo, ha fatto tanto teatro, ha fatto tanto cinema anche con personaggi del calibro di Carlo Verdone e ha fatto tanta televisione, la trovate anche sulle piattaforme streaming ormai oggigiorno, forse l'avete vista di recente su Rai 1 nella fiction Doc. Un grande benvenuto a Elisa Deusanio, benvenuta. Ciao, grazie. Ciao, come stai Elisa? Molto bene, piuttosto trafelata come ti dicevo perché è un momento diciamo piuttosto intenso fortunatamente, però ci siamo. Ecco, infatti Doc si è conclusa da poco, però non sei in vacanza, sei già al lavoro su qualcos'altro, giusto? Assolutamente sì, io adesso ho da poco terminato due miei progetti in teatro che sono andati molto molto bene, erano proprio due mie creature, quindi insomma sono molto orgogliosa. E ora sono di nuovo sul set perché sto lavorando per due film per il cinema, contemporaneamente uno dopo l'altro, quindi insomma avrò un'estate di fuoco come si suol dire e addio vacanze, speravo tanto di potermi regalare una pausa, invece penso che dovrò aspettare un po'. Ecco, ma potresti anticiparci qualcosa per caso dei nuovi progetti o ancora tutto top secret?
Allora, guarda, purtroppo oggi mi rendo conto e devo dire con sconcerto, perché poi alla fine non capisco perché, ma ci sono dei veti da parte delle produzioni incredibili, cioè ti fanno firmare praticamente contratti di 10 fogli solo per dirti che per l'accordo di riservatezza, quindi vi posso lasciare qualche indizio. Sono comunque due commedie molto forti, davvero splendide, completamente diverse. Una è diretta da una regista donna, Paola Randi, quindi sono molto molto felice di vedere che il cinema italiano sta aprendo finalmente le porte a noi femminucce. E la protagonista sarà un volto piuttosto noto del nostro panorama dell'entertainment, però e anche lui, il protagonista maschile, riserverà veramente delle sorprese esilaranti, però non mi posso sbilanciare, ha un personaggio molto bello. E il secondo è un grande ritorno con un carissimo amico che è Wolfgang De Biasi, che praticamente mi ha battezzata lui al cinema, è una commedia di genere con un cast veramente ricco, lì ci sarà davvero da divertirsi. E non vedo l'ora infatti di iniziare, quindi al momento questi sono gli indizi che vi posso suggerire. Ecco, quindi delle commedie, come dicevi, ci sarà da divertirsi. Più o meno quando è che ti vedremo sul grande schermo, quindi di nuovo, ovviamente? Beh, stagione prossima, ora non so dire esattamente, perché diciamo le lavorazioni di tutti e due i progetti termineranno comunque tra diciamo settembre più o meno, poi ci sarà tutta la fase di montaggio e di preparazione, poi non so quali saranno gli obiettivi distributivi dei due progetti, quindi speriamo nel corso insomma della stagione corrente, a breve. Prima hai detto una cosa interessante, ovvero raccontando appunto di uno di questi progetti in cui anche la regista è una donna. Finalmente le donne stanno avendo spazio nel mondo del cinema e della recitazione, ma perché prima non era così? È più difficile tendenzialmente per te, secondo te, per una donna affermarsi come hai fatto tu nella tua professione? Caspita, è difficilissimo, non difficile. Noi donne siamo state veramente penalizzate per tantissimi anni. Alla direzione non ne parliamo, per quello che riguarda la recitazione siamo state assolutamente vittime di stereotipi di genere e di anche di insomma di proprio stereotipi culturali e fisici, per cui abbiamo fatto veramente tanta 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 fatica. Adesso fortunatamente sempre. Ma credi che l'Italia sia indietro rispetto ad altri paesi o è una cosa che riguarda un po' tutti questa No, accenna? L'Italia è abbastanza indietro, infatti noi ci stiamo adesso adeguando come sempre facciamo, quando poi l'esempio che arriva dall'estero è talmente forte, talmente prepotente, anche grazie comunque all'arrivo delle piattaforme, all'utilizzo di tantissime possibilità oggi nuove di fruizione, che anche lo stesso pubblico si rende conto che esistono straordinarie artiste non imbrigliate nello stereotipo che magari sono molto più efficaci. Quindi fortunatamente l'Italia poi lentamente si adegua alle nuove proposte, ma questo consente anche alle nostre storie di avere molti più colori, di avere più personaggi, perché certo. È anche per noi donne, insomma, è abbastanza avvilente vederci prigioniere di uno stereotipo che ci vuole tutti e tutte magre, tutte uguali, tutte con gli occhi azzurri, e insomma è abbastanza limitante proprio per la creatività. E quindi adesso c'è proprio Netflix, se non sbaglio, ha proprio imposto un certo tipo di divisione equa, no, dei lavori. Quindi è proprio una policy aziendale. Sì, si richiedono proprio un certo tipo di progetti firmati dalle donne con un certo numero di attrici. Come le quote rosa in politica, praticamente. Esatto, praticamente sì. Anche essere discriminatorio quel versante, adesso non voglio impantanarmi. Mi hai proprio tolto le parole di bocca, nel senso che per me poi poi a un certo punto succede che diventiamo all'opposto deleteri, no? Nell'altro senso, no? Invece dovrebbero essere delle cose naturali. Certo. Allora, una storia è fatta da questo, questo, questo e quest'altro, e diamo a chi si merita il loro ruolo, ma non è che in un film adesso per forza si deve parlare di quel tema, per forza ci devono essere attori o attrici di varie nazionalità, cioè dipende dalle storie, insomma, no? Non è il genere che fa un bravo attore o una brava attrice, no. Sicuramente. No. Tu personalmente com'è che hai iniziato ad appassionarti a questo mondo? Cosa te ne ha fatti innamorare? E qual è stato, se c'è, secondo te, il ruolo che poi ha dato la svolta alla tua carriera?
Ma allora, ormai lo sanno tutti, per chi mi conosce, che conosce la mia storia, insomma, io sono nata dalla mamma che avevo, per cui per me è stato veramente naturale entrare nel mondo dell'arte da quando ero proprio bambina. Io non mi sono mai posta il problema. Io sono figlia di Mariella Converti, che comunque è stata per Teramo una figura molto importante. Lei aveva una scuola di teatro danza, che era una coreografa, ha formato generazioni e generazioni di ragazzine, di bambine, di ragazze, e tra quelle bambine c'ero anch'io, e poi mamma me la portavo anche a casa, e lei era una giocherellona. Attraverso proprio il linguaggio artistico io sono cresciuta con lei, era il nostro modo di giocare, no? Per cui per me proprio la scelta non ho neanche riflettuto. È stato poi Silvio Araclio che mi ha dato un consiglio importante, nel senso che io avevo questo talento molto esuberante, e ci consigliò di seguire l'accademia per avere una formazione un attimo seria, un po' più educata rispetto alla mia indole, che era totalmente selvaggia. Però anche lì ci ho messo un po' prima di capire davvero che tipo di artista volessi essere, perché non è che a me proprio il teatro classico mi appassioni, mi appassiona conoscere, quindi anche a livello culturale sono grata per aver approcciato ad autori importanti, però io sono una tipa un po' più vulcanica. Sono attratta dalla performance, dall'arte contemporanea, quindi finalmente negli anni sto individuando il mio percorso. Il cinema poi è arrivato per caso, sì. Perché arrivò questo film Come tu mi vuoi, totalmente inaspettato, e è una passione che anche quella è nata piano piano. Credo che allora, per me, per quello che riguarda il mio percorso, io ho avuto delle occasioni importanti. Sono stata anche una candidata nel 2012 ai Nastri d'Argento per un ruolo veramente particolare, per un film che non ebbe successo, però insomma per me fu uno step importante. Però sento a pelle che Doc... ti ha fatto conoscere al grande pubblico, insomma. Sì, Doc ha segnato un punto di svolta anche tra l'interno degli addetti ai lavori, perché io, che nasco come al cinema, parlo come attrice comedy, ho avuto la possibilità di provarmi con un personaggio più maturo, e quindi anche gli addetti ai lavori stanno scoprendo un'Elisa donna cresciuta, e quindi finalmente comincio a fare la mamma, comincio a fare la donna un po' più meno caratterizzata, un po' più matura. Ecco, tu hai interpretato la caposala, ma poi come funziona anche per prepararsi in questi ruoli? Hai dovuto apprendere anche delle nozioni di medicina, quando si dice 20 cc, no? La cosa classica dei film. Sì. Noi abbiamo fatto un training al Policlinico Gemelli di un paio di... Sì, siamo stati proprio col camice bianco, abbiamo affiancato proprio i veri... Io ho affiancato il caposala del Gemelli, è stata un'esperienza veramente interessante e terrorizzante dall'altra, perché ho avuto certi attacchi di panico in quei corridoi. L'ospedale non è un luogo, diciamo, a me compatibile, però noi tutto quello che facciamo è proprio tecnico, scientifico, cioè noi ci siamo proprio formati... Nulla a caso. No. Invece, quando poi nel tuo tempo libero vai al cinema, o accendi la televisione o il computer, cosa ti piace guardare? L'Elisa Di Eusanio pubblico invece che attrice, cosa apprezza? Io apprezzo i bei progetti. A me piace quando un film mi prende, mi emoziona e non mi fa pensare, che sia una tragedia, che sia una commedia, che sia un nonsense. A me piace vedere una storia e non farmi delle domande. Quindi i miei modelli sono fondamentalmente, soprattutto vengono dall'estero, non c'è niente da fare. Io adoro le commedie francesi, sono una fan sfegatata di Quentin Tarantino, mi piacciono i bravi attori inglesi, Olivia Colman, tanto per citarne una. Per me sono una grande scuola, ma grazie al mio compagno amo molto anche il nostro vecchio cinema, proprio dell'Italia, che fece la scuola del cinema. Grazie a lui sto facendo una cultura in questo senso. Finalmente qualche buon film italiano sta cominciando a venire fuori, però c'è tanto da lavorare, perché in Italia vige ancora la legge del compromesso. E questa cosa va... In che senso del compromesso? Purtroppo non... i registi, faccio un esempio, un regista in Italia, a meno che non sia Paolo Sorrentino, non è libero di scegliere i propri attori.
ha sempre delle imposizioni che vengono dalle produzioni, per cui ci deve lavorare Tizio, ci deve lavorare Caia, anche alla sceneggiatura non sempre lavorano sceneggiatori che lo meritano, ma perché sono, hanno avuto dei percorsi facilitati. Noi abbiamo troppi abusivi dentro il nostro sistema, quindi magari c'è un cast, ci sono due attori bravissimi, c'è un regista bravo, però poi il resto del cast non funziona, la sceneggiatura non funziona, cioè non c'è quella professionalità spietata che invece c'è all'estero e che si vede poi nei, nei progetti, non c'è niente da fare. Ecco, ti posso fare un'ultima domanda perché purtroppo il tempo corre veloce. Che rapporto hai con l'Abruzzo? Ormai tu per la, il mestiere che fai vivi a Roma da diverso tempo, torni mai nella tua Teramo? Caspita, appena posso. Io torno spessissimo perché ho la fortuna di averla a due passi, Teramo, quindi non vedo l'ora. Io quando ero ragazza non vedevo l'ora di scappare da Teramo, adesso non vedo l'ora di tornare perché i miei più cari amici sono lì, non c'è niente da fare, c'è, c'è la mia terra, ci sono quelle origini che poi a un certo punto trasudano da te, non, non puoi farci nulla, per cui io sono follemente innamorata dell'Abruzzo, anzi coltivo il sogno e il desiderio di tornarci a vivere. Ecco, sperando anche, non, non lo dico per te, ma per tutta la nostra comunità che sia anche, come posso dire, terra di occasioni di lavoro, anche nelle arti, nella, nella recitazione. Ma assolutamente sì, oltretutto sarebbe anche bello pensare di mettere insieme delle belle realtà, delle belle, in, delle belle personalità artistiche che ci sono, che vengono proprio da lì, che sono adesso sparse, che potrebbero poi tornare a casa e fare delle cose molto belle. Ecco, anche magari una film commission, ma vabbè, non voglio fare polemica. No, no, ma io, tu pensa che ad esempio io ci sto ragionando su una cosa del genere. Io ho fatto un progetto su Neve, Neve di carta tratto da, dal libro di Anna Carla Valeriano sul nostro manicomio, le donne internate nei manicomi, che è stato un progetto che sta avendo un bel successo in teatro e mi piacerebbe farlo, farne un film, mi piacerebbe tantissimo. Wow. Sì. Me lo auguro che tu lo faccia perché mi hai davvero incuriosito. Sì. Allora io ti ringrazio davvero tanto per aver trovato del tempo per Visionaire, grazie mille e appena torni in Abruzzo ovviamente ci passi a trovare. Ci mancherebbe altro, il minimo. Ecco, questi sono i miei cani che difendono la casa, te li sentite? Certo sono che li passo a trovare. Che cani hai? Posso vederli? Io adesso... No, vabbè, non ti voglio mettere però, in difficoltà. No, ho un maltesino Angelino, eccolo, un maltesino meraviglioso, una segugetta, tra l'altro salvata in Abruzzo proprio a ottobre. Sì. Grazie mille, signore e signori, Elisa De Eusanio. Ciao, ciao. Grazie, grazie davvero. A voi. Ed eccoci. Che dite? Ma, da paura. Allora... Proseguiamo perché c'è un altro ospite, si tratta di un fotografo documentarista di Pescara e si è occupato in questi anni di, per lo più di disuguaglianze sociali, ha fatto tanti lavori a proposito ad esempio della comunità LGBTQ, dell'assistenza sessuale per le persone disabili, ha collaborato con ONG a proposito delle migrazioni, con Emergency, con cui è stato anche in Afghanistan, quindi immaginate che di cose ne ha viste e ne ha fotografate tante, ha vinto numerosi premi. È di Pescara, l'avevo detto che è di Pescara? Sì. L'ho ripetuto. Signore e signori, è un piacere presentarvi Simone Cerio. Ciao. Ciao Simone, come stai? Ciao, benissimo, grazie. Benvenuto, grazie. Fa davvero piacere che sei venuto, ti ho fatto anche un po' aspettare, quindi doppiamente grazie. Ah, non c'è problema. Ti grazie. Presento gli spaghetti rock and roll. Ciao. Piacere nostro. E allora ti faccio aspettare un altro pochino perché ci fermiamo davvero per pochissimi minuti e poi sentiamo anche gli spaghetti. A tra poco. Hide it. Oh,
rock and roll, ladies and gentlemen. Una volevo presentarvi in maniera internazionale. Grande, grande, così. Grazie, Simone Cerio, grazie. Allora, prima di tutto, prima ti ho visto entrare, avevi qualcosa con te? Sì, un libro. Ce lo fai vedere? Sì, come no. Di cosa si tratta? È la tua ultima fatica questa? Sì, è un lavoro pubblicato da poco tramite l'editore Crowdbooks, una casa editrice fotografica, è un lavoro sull'assistenza sessuale a persone disabili che tu hai ben presentato prima. Love Givers, sì. Ed è frutto di un premio dedicato al fotografo Nicola Pagnanelli che ho vinto poco tempo fa. E come ti sei approcciato a questo tema? Come è nata l'idea? Lavoravo in un'agenzia di fotogiornalismo di Milano e andavamo in cerca di storie per l'editoria, soprattutto italiana. E con l'editor di allora trovammo un film che all'epoca stava andando in onda e che stava riscuotendo abbastanza successo su questo tema, e quindi mi incuriosì e trovai un'associazione che si chiama appunto Love Givers, fondata da Max Olivieri, dedicata a tutte le persone disabili con un taglio sul tema dell'assistenza sessuale. È un tema nuovissimo che in Italia sta tuttora... È ancora un tabù. È ancora un tabù, stanno cercando di, diciamo, di andare in porto con questa legge che possa certificare la figura professionale dell'assistente, che è una figura che invece diciamo, attiva legalmente in gran parte dell'Europa, tranne che da noi, perché a livello legislativo viene confusa ancora con la pratica di prostituzione. E quindi poi ho conosciuto persone, tutte le realtà dell'associazione, sono entrato in contatto con la prima assistente allora che si chiama Deborah, e tramite lei ho fotografato due sedute, una con un ragazzo, Gabriele, e un'altra con una ragazza, Francesca, ed è nato il progetto così. Wow, deve essere stata un'esperienza sicuramente particolare. Mi dicevi che invece c'è un nuovo lavoro che sta per uscire, uscirà al termine di quest'estate? Sì, è un progetto durato 6 anni sul rapporto tra fede e omosessualità nella Chiesa Cattolica. Tra fede e omosessualità nella Chiesa Cattolica. Sì, io tratto sempre storie leggere. Io dicevo, cose che riguardano le minoranze, no, tra virgolette, quindi è per questo anche che se ne parla poco. Sì, io amo moltissimo tutto il tema legato alla fede, alla spiritualità, così, e anche in generale mi occupo di disuguaglianze a 360 gradi, e questo è un tema che insomma ha riempito gran parte degli ultimi anni della mia carriera, mi ha formato anche molto professionalmente, insomma è un lavoro che mi ha dato anche molta visibilità, e tra poco uscirà un libro, sempre edito dalla stessa casa editrice, a settembre, che è il resoconto di questi 6 anni di ricerca sul tema, e attualmente c'è una mostra anche itinerante al Festival alla Biennale Internazionale di Fotografia di Lucca. Wow, ed è una contraddizione secondo te essere omosessuali ed essere cattolici? Allora guarda, la cosa più divertente, che poi tanto divertente non è, che ho provato in questa ricerca è quando mostravo all'inizio le fotografie, la prima cosa che mi chiedevano era perché i gay credono, come se fosse un ossimoro, che è un'assurdità ovviamente. Non è una contraddizione, assolutamente no, è soltanto che noi abbiamo un magistero molto verticale, e quindi avendo questa struttura piramidale con tantissime leggi e dogmi, è difficile ancora oggi un po' far conciliare queste due parole, ma in realtà non è così. Quindi anche immagino le persone con cui tu abbia lavorato non si sentono in difficoltà, diciamo, il saper conciliare la fede con quello che sono i propri sentimenti, sì, alla fine. Allora, intanto parliamo di amore, quindi l'amore è uno, come dovrebbe essere anche l'amore supremo di Dio, quindi
E per loro non è questo, non è un problema ovviamente. Io mi sono focalizzato su una fascia di età tra i 18 e i 30 anni come mm-hmm. ricerca, perché era una comunità di ragazzi che vivevano un doppio coming out, quello sociale e quello spirituale, perché dovevano prima esporsi socialmente con i loro affetti più cari, più vicini, però anche poi nelle loro parrocchie. Quindi delle difficoltà ci sono, perché non tutte le parrocchie sono aperte a percorsi trasversali come non questo. Lo sono tutte le famiglie. Come non lo sono tutte le famiglie. Quindi è un lavoro che parla di un combattimento, e quindi in questo combattimento ci sono tantissime sfumature anche difficili da affrontare. Però parla anche di libertà, perché questi ragazzi sono delle persone che vogliono rimanere in una chiesa che, nonostante le aperture anche ultime di Papa Francesco, non sempre li riconosce come dei figli legittimi. Hai capito? Sempre più impegnata questa trasmissione. Un tema Ma davvero interessante, non vedo l'ora di vedere questo lavoro che, detto, uscirà alla fine dell'estate praticamente. Sì, come libro sì. Ok, che invece racconta 6 anni di sì. lavoro. Io nel prepararmi per questa intervista sono andato un po' a ripescare delle tue dichiarazioni. Mi ha colpito una di qualche anno fa, non so neanche se sei ancora d'accordo con te stesso, sì. perché ovviamente, in cui hai detto: la fotografia per me è sempre stata un modo per conoscermi. Sì. Ed è particolare, perché uno pensa la fotografia è per conoscere ciò che è all'esterno, non per conoscere sì. se stessi. Me la spieghi questa cosa? Tanto grazie che siamo andati a trovare queste cose. Grazie, Samuele. Grazie, allora, doppiamente. Sì, per me è sempre stato un modo per conoscersi, perché, allora, intanto la fotografia è un gesto, quindi essendo un gesto è una cosa proattiva, e quindi è un atto verso qualcosa o qualcuno. E c'è una frase, diciamo, che di un fotografo che a me piace molto sottolineare: la fotografia è lo spazio tra di noi. Quando scattiamo noi produciamo qualcosa che è fuori da noi, diverso da noi, e molto spesso non conosciamo le realtà che noi stiamo fotografando, le andiamo a fotografare perché vogliamo indagarle. Però poi si crea uno spazio che è tra io che ho fotografato, tra me fotografo, e fra te che stai guardando la foto. E si crea questo dialogo, ecco perché è proattivo. E in questo spazio ci conosciamo, perché tu cerchi un modo di identificarti con quella storia, perché quella storia ti può essere vicina, lontana, o ti può emozionare, o addirittura ti può far arrabbiare. Perché lo scatto non può essere sempre oggettivo e distaccato, è sempre un tuo sguardo. Assolutamente. Il fotografo è il filtro della realtà. Sì. E dall'altra parte le storie che io ho raccontato hanno permesso a me di conoscermi come persona, di insomma sviluppare delle mie idee sul mondo, di cambiare anche molto carattere. Quindi è un atto assolutamente formativo, oltre che educativo per gli altri. Senti, prima l'ho accennato mentre ti presentavo. Tra le varie esperienze che hai fatto, anche quelle all'estero, sei stato in Africa, sei stato in Afghanistan sì. con Emergency. Deve essere un'esperienza... anche qui i postini tranquilli, i miei amici quando vedono... Quando ci sei stato prima di tutto? Allora, in Afghanistan nel 2014. Ok, quindi prima della ritirata, del nuovo avvento dei talebani. Era l'ultima ritirata, l'ultima. Ecco. La penultima, scusami. E com'è che ti sei ritrovato a collaborare con Emergency? C'era un progetto che mi incuriosiva tantissimo, fondato a Gino Strada, in cui le università, gli specializzandi universitari potevano prendere dei crediti formativi per chiudere la propria specializzazione collaborando in territori di guerra con organizzazioni non governative. Era un rapporto fra Emergency e le università italiane. E io proposi un progetto di seguire un ragazzo che veniva selezionato per andare a chiudere la propria specializzazione in un territorio di guerra gestito da Emergency,
e capitai con questo Davide Luppi, che saluto, adesso un mio grande amico, e seguì la storia di questo primo specializzando italiano che andò nell'ospedale di Kabul per terminare i propri percorsi di studi. Wow! Che cosa ti è rimasto più impresso? Se dovessi dirmi una cosa, immagino sia allora, difficile. Però se ci vuoi riconsegnare un'immagine, sì, di quel viaggio. La cosa più bella che mi è rimasto è il paesaggio dell'Afghanistan, perché parliamo insomma, di una zona molto vasta, parte dell'antica Persia, è un posto che tutti noi conosciamo attraverso l'informazione, i media, come un posto di guerriglia, vissuto da, o comunque storicamente sempre usurpato da dittature, ma è un posto geograficamente meraviglioso, proprio stupendo, ricchissimo d'acqua, delle montagne meravigliose come il Panjshir, è un posto, è una meraviglia per gli occhi, quindi le cose che più belle sono, che mi sono rimaste, i paesaggi e poi delle persone accoglienti, fantastiche. E ne voglio approfittare anche per ricordare, fare un applauso a Gino Strada, che è davvero una brava persona. Sì, un grandissimo Gino. Allora, prima di tutto, a fine estate, dicevamo, uscirà il tuo nuovo lavoro sul rapporto tra omosessualità e fede, che da quel che ho capito però è sostanzialmente un rimettere in ordine un lavoro già fatto. Sì. E invece sei al lavoro su qualcos'altro prossimamente? Sì, farei un viaggio? Un'altra cosa leggera, stavo che dicendo... ci stai per dire? Sì, i miei amici quando vedono le foto mi dicono ecco il fotografo di Auschwitz, perché io quando fotografo anche mia figlia sembra che stai in un campo di concentramento. Ma come? Quindi è così, però i bianchi neri, cupi, le cose tristi. A parte gli scherzi, sto facendo un lavoro sulla disuguaglianza di salute. Di salute? Di salute. È un tema nuovo, è uno studio su come delle discriminanti sociali, il livello di istruzione, l'accesso alle catene alimentari, eccetera, eccetera, influiscono sulla nostra aspettativa di vita all'interno di pochi metri. Wow, ed è ambientato qui? Ah, no, è ambientato, allora, lo studio è stato fatto in un quartiere di Catania. Ok. È una città che frequento da tanti anni, bellissima, in cui mi trovo una seconda casa. Sono d'accordo, una delle città più belle d'Italia. Bellissima, con un'anima prepotente, meravigliosa. Comunque in Italia. Sì, sì, in Italia. Ho fatto questo studio lì e adesso è in mostra tuttora a Pescara, in una galleria che si chiama Ceravento, e invito tutti quanti a andarla a visitare. Assolutamente. Fino a fine giugno. Perfetto, perfetto. Ma tu lo sai qual è la foto più scattata, più ripetuta al mondo? Sto per dire una cosa, ma non so se posso dirla. Oddio. Non lo so, no. Cosa no, vuoi poi dire? Ti rispondo. Ah. Non si può dire almeno. Non lo so, se si può dire. Me c'è un personaggio politico che è il produttore più grande del mondo di immagini. Il produttore più grande di immagini? Cioè crea immagini, un fotografo che per produzione crea miliardi di foto. Un politico, ma sì. Di che stiamo parlando? Scusa. Di Salvini. Ah, ok. Se ne fatte parecchie, okay. Ne hanno anche fatte parecchie. C'è uno studio un personaggio che è questo. Ah, c'è proprio uno studio? C'è uno studio che dice che è il più grande produttore di fotografie degli ultimi anni. E allora, sai qual è il secondo soggetto più fotografato dopo Salvini? No. Te lo mostro io, prego dalla regia. Ah, certo. È la foto più ripetuta al mondo, la prospettiva di farsi del turista reggere sulla Torre di Pisa. Esatto. Sì, tu sì. Sei mai stato a Pisa? Sì. L'hai fatta? No. Perché? Non lo so. Diciamo che non è una cosa che mi interessa tantissimo. Però sottolineo un lavoro molto figo di un grandissimo fotografo, si chiama Martin Parr, che lavora su tutto lo stereotipo pop visivo, e in un libro sull'Italia c'è una foto bellissima dove ci sono 10 turisti che si sparano le pose più assurde attorno alla Torre di Pisa, ed è una foto famosissima. Beh,
È molto pop, questo immaginario. Hai detto che sei stato a Pisa, ma hai perso l'occasione. Un fotografo bravissimo come te, che ha vinto premi, eccetera, non ha mai fatto la foto. Possiamo rimediare? Io per te una sorpresa. Sì. Vai, sono pronto a tutto. Vai. Casualmente dal cassetto è uscito fuori. Aspetta, devo bere per... Non è in scala 1-1, per fortuna. Io volevo aprire una parentesi. Se hai bisogno di una mano, noi abbiamo veramente noi tre Willy che fa delle foto veramente stupende. Soprattutto perché ridi le inquadrature. Cioè, e lui fermi in mano. Il social media manager degli Spaghetti Rock and Roll. Sì, lui ha la mano ferma, proprio mano ferma per... Poi va proprio inquadratore, cioè tipo se deve fare una fotografia a voi inquadrerebbe tutto. Magari poi ti facciamo fare un paio di ripetizioni da Simone. Ho cercato pure la torre di Cerrano, ma purtroppo non l'ho trovata. Con un telefonino, perché questo genere di foto si fa solamente con lo smartphone. Sì. Ce la faresti una foto mentre reggiamo la torre di Pisa, per favore? Cioè, in prospettiva? Assolutamente sì. Difficile, ci provo. E allora, scusi, ce la fa una foto? Allora, io ti consegno il mio telefonino perché questa è una foto che va fatta per forza con lo smartphone. Sono pronto. Per forza. Quindi mi dispiace non darti la tua arma principale. No, non serve. E Simone Cerio sta per ripetere la foto più famosa del mondo. ti chiedo già scusa, spero di non rovinarti la carriera in questo momento. Allora, siamo pronti quindi? Prontissimi. Cioè, mi fa la foto che reggo la torre di Pisa, Simone Cerio, mica. Capito? Allora, Simone. Allora. Ci siamo, posso? La sto tenendo? No, devi andare più avanti. Così? Sì, avanti, vai. Così? Vai, no, ancora. Uè. Di molto, vai. Vai, ancora. Ci sono? Ancora? Sembra... Ancora? Guarda, tra tutte e due l'altro non so chi stare... Stop! Ma scusami, ma dove mi hai mandato? Così, fidati. Così? Tranquillo. Così? Un po' più avanti, stop. Aspetta che pesa, mi date una mano per favore, che è pesante. Aspetta, è successa una cosa al telefono. Beh ragazzi, datemela una mano, per favore, perché qui bisogna sorreggere il peso della storia. Eccoci. Ma non la storia di Pisa, la storia che stiamo facendo noi in questo momento. Allora vai, ok, poco più avanti Giuseppe, così la tengo, vai, non è che casca, fermi così, fermi, guardate la torre, ci siamo, guarda che pesa, grande, fatta, speriamo di vincere il WordPress Photo con questa immagine qua. Ragazzi, io sono sempre più incredulo del fatto che riesca a convincervi sempre a fare queste cose. Grazie a Simone Cerio! Grazie a voi, grazie. Ricordiamo Love Givers, che lo possiamo trovare dove? Online sul sito di Crowdbooks. E tra poco arriverà il suo nuovo libro, quindi rimanete a libro, ho detto il nuovo libro, sì. Rimanete aggiornati. Grazie davvero per grazie essere stato voi, con noi. Grazie a voi. Grazie. E grazie agli Spaghetti Rock and Roll. Un'altra puntata di Vision Air termina qui, l'appuntamento è per martedì prossimo, ore 21. Canale 13, buonanotte! Oh mamma, voglio nuovo la cocco mamma, e ballare sì, oh mamma, e cantare in frac mentre ballo il rock and roll. Sono pazzo come il rock, 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 sono pazzo come il rock. Oh mamma, voglio fare caschè, oh mamma,
dal video, mamma, e gridare wewe come fagli scivolare.